è il desiderio di verità. Cristo svela la verità dell'essere, il mistero nascosto da secoli. Dio è comunione, amore, e vuole coinvolgerci in questo amore. Ci libera dal peccato e dalla morte. Ecco, adesso nella mia parrocchia ci sono molti anziani, faccio molti funerali, la gente che viene a messa nessuno risponde, quindi la gente non va mai a messa, e sono disperati di fronte alla morte. Cioè sentire qualcuno che dice no, c'è l'aldilà, questo qua ti dà speranza. No, noi risorgiamo, siamo fatti per l'eternità. Il mondo di oggi è disperato, allora ha bisogno di sentire una verità, la verità che noi siamo fatti per l'eternità, che risorgeremo, quello che insomma ci ha insegnato Gesù. La terza cosa che Bardi ci dice, che è quello che abbiamo visto adesso nello spezzone del bellissimo film di Quo Vadis, rivedendolo veniamo all'ista a vederlo perché è un film veramente magnifico, è stato il martirio. Allora, il paganesimo, quando tu aderivi, il paganesimo, tu nella religione dovevi fare dei riti per purificarti, eccetera, ma non ti chiedeva di cambiare la vita, non ti chiedeva di cambiare la vita. Invece il cristianesimo ti chiede di cambiare tutto, di seguire un altro. E spesso i martiri, invitati a difendersi, approfittavano per esporre la loro fede agli stessi giudici, ma il loro esempio è già una predicazione, e il coraggio con cui affrontano le torture e la morte impressiona i pagani, che talora abbandonano l'idolatria e si convertono. Ecco, l'altra cosa che colpisce è la certezza, come abbiamo visto nel filmato, la certezza dell'aldilà. Cioè, che cosa c'è? Qual è la cosa a cui nessuno rinuncerebbe mai? È la vita. Ma se tu sei disposto a dare la vita per Cristo, allora Cristo ci deve essere veramente, quello che mi colpisce delle suore di clausura. Cioè, rinunciare ad andare in giro, stare sempre in un posto, ma come fai a farlo se Cristo non c'è? E tu vai lì, li incontri, non tutti i monasteri, però il monastero di Vitortiano è un esempio di questo, vai lì, li incontri e sono felicissimi, sono molto più felici delle persone che vedi in giro. E dici, ma come, questi rinunciano a tutto? Quando ero a Napoli ho portato lì i miei ragazzi che non andavano in chiesa, stavo con loro ma non andavano in chiesa, e sono rimasti sbalorditi. Cioè, ma voi rinunciate a tutto quello che noi pensiamo essere la felicità e si vede in faccia che siete felici. Allora, io penso che il martirio sia una cosa veramente decisiva anche oggi. Vabbè, Giovanni Paolo II ci ha detto chiaramente, poi studiando un po' di storia, che il Novecento è stato il secolo dei martiri, più dei martiri che ci sono stati nei primi secoli del cristianesimo, e veramente questi sono spesso portano grandi conversioni. Ad esempio, un po' di anni fa sono stato in Messico, a Guadalajara, dove c'è stata una persecuzione terribile, no? Massonica, dove hanno ammazzato tantissimi preti e laici. Adesso hanno un seminario con 1000 persone. Il progetto massonico era di togliere la religione cristiana dal Messico, no? Ma anche quelli che noi abbiamo qua dietro l'angolo. È importante ricordarci di questi, perché io mi ricordo negli anni '80 l'importanza dell'esempio dei martiri dell'est. Cioè, quanto la loro testimonianza ci ha aiutato a vivere una fede che avesse il coraggio di essere proposta
pubblicamente. Mi ha colpito recentemente di due cristiani copti decapitati di recente in Libia. Due fratelli, no? Avevano 25 e 23 anni. E quando li hanno ammazzati, cioè, hanno dimenticato di togliere l'audio, no? E questi dicono: l'ISIS ci ha dato più di quanto ci aspettavamo quando non ha eliminato la parte in cui dichiarano la loro fede e invocano Gesù Cristo. L'ISIS ha reso la nostra fede più forte. Questo qua è un loro parente che parla. Ringrazio perché non ha eliminato l'audio. Credimi quando ti dico che la gente qui è felice e ci congratuliamo gli uni con gli altri. Non c'è dolore, ma congratulazioni per il fatto di avere tanti martiri nel villaggio. Siamo orgogliosi di loro. Te lo dirò francamente. Fin dai tempi dei Romani, importanza della storia, fin dai tempi dei Romani noi cristiani siamo sempre stati un obiettivo per essere martirizzati. Questo non fa che aiutarci a superare questa crisi, perché la Bibbia ci dice che dobbiamo amare i nostri nemici e benedire coloro che ci maledicono. Ad ogni modo, dove poi parla dei bombardamenti che hanno fatto dall'Egitto, oggi parlavo con mia madre chiedendole che cosa farebbe se vedesse un membro dell'ISIS per strada. Questa qua era la madre di questi. Ha detto questo, e lo ripeto onestamente, non perché sono in diretta. Ha detto che lo inviterebbe a casa perché ci aiuti ad entrare nel regno dei cieli. Credimi, queste sono state le parole di mia madre. Allora penso che sia importante per noi non dimenticarci di coloro che muoiono martiri, perché anche noi siamo chiamati a tutti i giorni a vivere una testimonianza in un mondo che appunto da un punto di vista sociale si allontana dal cristianesimo. Mi ha colpito di un ragazzo di cui sono diventato molto amico a Napoli, nella nostra comunità, che quest'estate, così di colpo, era una festa di laurea a luglio, e gli hanno trovato una leucemia fulminante, e quindi è iniziato tutto il calvario delle cure, eccetera. E intanto mi colpisce la letizia con cui lui vive questo, cioè che senza la fede è impossibile. Cioè lui dice: ma questo qua è il periodo più bello della mia vita, perché ho approfondito il rapporto con Cristo come prima non me lo sarei mai neanche immaginato. Ho sentito una vicinanza della Chiesa come corpo di Cristo che non mi sarei mai aspettato. Però voglio spiegare, per capire come, per spiegare, diciamo, un mondo pagano dentro il quale siamo, no? Allora, adesso lui deve fare il trapianto di midollo, e gli hanno detto di congelare il seme perché con ogni probabilità lui rimarrà sterile, no? E lui ha detto: ma no, cioè io non lo faccio, perché questo è un atto immorale. E poi perché ho incontrato voi, cioè noi, e ho visto che si può essere fecondi pure nella verginità. Ma tutti i parenti che vanno in chiesa, persino il prete dell'ospedale dove è adesso, cioè lo cercano di convincere che invece è una cosa giusta. Perché siamo in una confusione totale. Allora, questa confusione dentro cui siamo è anche una grande occasione di testimonianza. L'altro punto che Bardi dice che era una grande occasione di conversione è il canto. E infatti l'abbiamo visto anche nel... E cita Sant'Agostino. Sant'Agostino si convertì perché sentì i salmi cantati
chiesa di Milano, che poi erano gli inni che aveva fatto Sant'Ambrogio, no, e rimane folgorato, perché quello lì è stato poi l'inizio di tutto il cammino di conversione. Ma se io rivado al mio incontro all'inizio, quando avevo 12 anni col movimento, dove ho incontrato Cristo, io mi ricordo i canti, cioè adesso dopo tutti questi anni io mi ricordo i canti. E sembra una cosa banale, ma il fatto che quando tu canti, cioè la gente non canta, cioè normalmente non canta la gente, e quando tu canti, anche per me, quando ci mettiamo insieme a cantare e tu fai l'esperienza che siamo voci diverse, eppure diventiamo un coro solo, cioè fai l'esperienza che diventiamo una cosa sola pur rimanendo noi stessi, cioè fai un'esperienza dell'amore che è veramente profezia di ciò a cui siamo chiamati nell'eternità, no? E la bellezza del canto. Ecco, vado verso la conclusione, perché essendo che siamo tornati dal Papa, poi immagino che siamo un po' stanchi, poi alla sera è difficile mantenere l'attenzione. E un punto debole che ho trovato nel libro è stato questo. Benedetto XVI ha scritto e detto, adesso non ho la citazione esatta, comunque ha detto che il cristianesimo antico è riuscito, diciamo, nella sua opera di conversione per l'unità che vivevano i cristiani tra la verità di un annuncio, la verità di ciò che testimoniavano, e la carità che vivevano. Questo è un po' messo, l'autore non lo vede molto chiaramente, ma penso che sia molto importante, perché se tu hai delle persone che vengono da divisioni familiari, che nella loro vita hanno visto le divisioni, e non basta che tu gli dici che Dio è amore, perché loro non hanno un'esperienza, hanno delle ferite della rottura dell'amore, no? Perché uno possa risperare ancora nell'amore, deve vedere l'amore in atto. Infatti anche quello che a me sembra che converte i giovani che incontriamo è che noi li invitiamo a casa, cioè che la nostra casa è un luogo dove noi accogliamo le persone. E anche lì, stando a Napoli, che non avevamo una parrocchia, un sacco di cose questi ragazzi le hanno imparate stando con noi, cioè mangiando con noi, vivendo con noi. Quando sono arrivati mangiavano col cellulare, parlavano ognuno per conto suo, era un bordello totale, e alla fine ogni volta che parlavano a cena si parlava di qualcosa, ascoltavano quello che gli altri dicevano, avevano qualcosa da dire. Non è che noi gli abbiamo spiegato come si vive il dialogo, cioè semplicemente abbiamo vissuto con loro. Allora questo punto per me è veramente decisivo. Non basta dire a un altro Dio è amore, io devo fargli vedere un amore in atto e invitarlo in un luogo dove questo amore si possa in un qualche modo sperimentare. Questo qua mi sembra un po' il punto debole, cioè nelle testimonianze viene fuori, perché ci sono appunto le testimonianze di questi che mettevano tutto in comune eccetera, però non mi sembra così evidenziato come Ratzinger invece ha voluto dire. Mentre quello che veramente per me è importante di questo libro è che la conversione è frutto di un incontro. Cioè oggi non si può essere più cristiani per consuetudine, perché cioè, c'è un clima culturale in cui cioè un po' si va a messa, che era poi il clima culturale dentro cui era anche Giussani, no? Adesso non è più così, no, ormai siamo nel paganesimo, cioè nel neopaganesimo. Io non so se è meglio o peggio, è un fatto, questo qua è il mondo che mi è dato da vivere e voglio viverlo fino in fondo. Di certo quello che capisco è che se qualcun altro può incontrare Cristo è proprio per un incontro. E con
concludo dicendo questo, che noi possiamo anche vedere la storia della Chiesa come una serie di incontri, cioè capire che quello che ha fatto la storia della Chiesa sono una serie di incontri, ecco, illumina e dà speranza la nostra vita di tutti i giorni, che uno sembra dire, vabbè, ma di fronte a un'Europa scristianizzata quel poco che faccio io che cosa cambia? Invece no, è questo che cambia il mondo, no? Per dire, San Giovanni, discepolo di San Giovanni, è stato Papia, poi Policarpo e poi Ireneo in Francia, che ha scritto una delle opere più importanti di tutta la storia del cristianesimo. Cioè questo passaggio di testimoni da una persona all'altra, da un discepolo all'altro, pensate cos'è stato San Benedetto. Due generazioni dopo San Benedetto, San Gregorio Magno è stato il fondamento, poi, quello che ha detto Gregorio Magno, di tutta la Chiesa medievale, che la sua regola pastorale è stato il manuale di tutti gli evangelizzatori per tutto il Medioevo, anche è stato preso come manuale dalle corti, come modo di governare. Ecco, potremmo fare tanti esempi, pensiamo quanti santi sono nati da San Francesco. Sì, penso che questo qua sia il punto decisivo, vedere che quella piccola cosa che noi facciamo, quella persona che incontriamo sul lavoro, che incontriamo in parrocchia, che incontriamo ai giardinetti con i nipoti, è lì che si gioca tutto, non perché noi dobbiamo per forza convertire tutti, questo se Dio vorrà, però per noi, perché cioè che io possa essere me stesso, la testimonianza è innanzitutto una necessità mia, cioè che io possa essere me stesso davanti al mondo, possa non dovermi nascondere, e in questo essere me stesso davanti al mondo, davanti agli altri, come dire, ritrasmettendo quell'enorme tesoro che mi è stato dato nell'incontro con Don Giussani e le persone che gli stavano vicino, ritrasmettendolo lo rivivo ed è una cosa nuova che riaccade, e questo è veramente affascinante. Poi si converta una persona, se ne convertano 100, però è per me affascinante, insomma. Di quello che hai detto subito all'inizio, perché anch'io ho letto un po' di, non tutto il libro di Verdi, ma anche a me aveva colpito la prima componente di conversione alla grazia, e poi quell'ultima cosa che hai detto alla fine, cioè essere me stesso davanti al mondo, quindi la conversione non è il nostro sforzo. O sì, sto sbagliando. Questa è una bella domanda. Cioè, sicuramente che uno si converta è sempre opera della grazia di Dio. Cioè, io non posso convertire nessuno. È di una libertà che accoglie questa grazia. Però io devo dire chi sono, a chi incontro. Perché la grazia di Dio usa noi che siamo degli strumenti limitati, peccatori, però usa veramente di noi, quindi avere questa fiducia, questa speranza. Posso rispondere così? Mi ha colpito questo inizio e questa fine proprio la tua testimonianza. Poi mi ha anche colpito quando hai parlato poi di questo punto, diciamo, debole del libro, tra l'unità, tra la verità e la carità che dividono i cristiani, perché in effetti, adesso non so se in altre fonti, ma proprio questo aspetto che sotto, per esempio
nel mondo romano i bambini piccoli, se non erano, anche se erano sani, ma non erano accettati, quindi non erano stati accettati. Quindi anche le comunità cristiane raccoglievano questi bambini, prima che magari venissero usati per altri scopi. Quindi anche questo, anche queste cose che magari non vengono, diciamo, tanto tramandate, ma sono effettivamente accadute e che certamente hanno mosso stupore per i personaggi di questo. Io non avrei altre domande da farsi qualcuno, ma penso che sia, siamo stanchi effettivamente dopo il viaggio a Roma. E se c'è qualche curiosità, sa, metto le occhiali, scusate, c'è un po' di difficoltà a sentire. E comunque diciamo così che c'è un banchetto fuori libri, dei libri, ovviamente c'è il medica il libro di bambini, che vale la pena leggere, spero di aver convinto qualcuno. Io lo leggo in treno, quindi è possibile. Ma ci sono anche libri di Don Gianluca, l'ultimo è questo, giusto? Sì. Dicevo di Atanasio, l'amore che non muore, meditazione sulla passione di Gesù. Quindi siamo giustamente quello di Quaresima. E vi consigliamo, diciamo, di uscire e di acquistare i libri che vengono offerti. Avvisi particolari abbiamo da dare? Secondo me no. Possiamo dire buonasera. C'è anche il Papa, buonasera. Se venite alla sindone passate a trovarci. Sì, due mezz'ore, dai, ce l'ha fatta.